mancanza della radio rende impossibili le comunicazioni con Luciano Serra. Piano, oh! Piano! Gliel'avevo detto di far benzina, però! Non dire barzellette, sciocco! Dovevamo far benzina! Non dire barzellette, fermati! Vedi, quando questi registi giovani hanno le idee stravaganti, poi ci vanno di mezzo gli anziani come me, però non si può dire di no. La puntata di oggi si chiama Industria senza design. Che vuol dire? Io proporrei anche un sottotitolo, Oggettistica senza padri. Ci occuperemo cioè di quei prodotti che pur nati dall'industria, pur avendo una funzione, pur essendo oggetti, non sono stati partoriti dalla immaginazione di un design, o meglio, sicuramente spesso un disegno e anche raffinato c'è, però non si sa chi l'abbia fatto. Sono oggetti talvolta tipo questa moto Guzzi del 1921, bellissima, orfani di padre ideativo. Eccovi la puntata di oggi, la lezione di oggi, la scheda introduttiva. Facciamo benzina. Piano. Forza. La nozione di disegno industriale in Italia comincia a farsi strada all'inizio del secolo nell'opera di tecnici e ingegneri che lavorano per le prime produzioni industriali. I settori delle stesse macchine per la produzione e dei trasporti sono i primi a conoscere l'intervento di progettisti specificamente formati nei politecnici e nelle scuole di specializzazione. Altra grande scuola di creatività è quella spontanea, legata cioè direttamente allo sviluppo di prodotti tra industrie e artigianato, come le carrozzerie di automobili, di cui i Bugatti e Pininfarina sono i più straordinari rappresentanti. La Grande Guerra è per l'Italia anche la grande occasione per uno straordinario impulso all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo industriale. Settori come i trasporti, l'aeronautica, le comunicazioni e ovviamente gli armamenti conoscono una rapidissima evoluzione che porta ben presto il paese a una riconosciuta posizione di rilievo nel mercato internazionale. Anche con la riconversione post-bellica, le aziende a forte componente tecnologica, come l'Ansaldo, la Breda, la Caproni o l'Isotta Fraschini, produttrice di motori per aerei, mantengono un ruolo di primo piano.
Le gare di velocità per aria e per mare diventano occasioni di grande prestigio per le industrie nazionali. In questo campo l'Italia riscuote numerosi successi, come nel 1933 con il nastro azzurro, assegnato al transatlantico Rex per aver coperto la distanza Gibilterra-New York in 4 giorni. This is a piece of land of Italy that Italy has sent over to United States as a token of love for this most wonderful republic. And to you, Mr. Tarabotto, my best luck and my best wishes. Thank you, sir. La grande attenzione alla qualità progettuale di questi oggetti simbolo si estende così progressivamente agli altri settori della produzione, sia per la ricaduta tecnologica di materiali e soluzioni più sofisticate, sia attraverso l'opera di divulgazione messa in atto da critici e intellettuali come Giuseppe Pagano, che sfruttano l'uso propagandistico dei valori della società industriale per un avanzamento della qualità generale dei manufatti. Il nostro ospite di oggi, per meglio dire, trattandosi di una lezione, il nostro visiting professor è l'architetto Franco Raggi. Dunque, oggi è qui con una funzione alquanto ardua, che è quella di aiutarci a sistemare a livello teorico quello che invece è nato senza nessun presupposto di questo genere, cioè i prodotti degli anni 20, dal dopoguerra, gli anni 30, fino a quando il design ha impresso la sua firma sull'oggetto, prodotti che invece parrebbero, tra virgolette, figli di nessuno. Quando è nato, secondo lei, e perché questo passaggio dall'anonimato all'autografia negli oggetti? Ma prima di tutto volevo dire che qui c'è lo shock da museo, cioè lo shock di vedere oggetti normali improvvisamente sottoposti a una presentazione importante, cioè ci sono delle biciclette, ci sono delle caffettiere, cioè voglio dire la tipica moca, e le motociclette d'autore, perché sono moto d'epoca di grande valore, ma comunque moto che hanno girato per le strade normalmente. Allora, qui secondo lei è prematura la museificazione di questi reperti? Io ho sempre uno spiazzamento, uno squilibrio quando vedo un'automobile che gira per strada normalmente improvvisamente entrare in un museo. E allora mi chiedo se del design bisogna parlare invece in maniera molto più normale. Cioè? E cioè è il momento in cui la progettazione acquisisce delle qualità estetiche, perché viene a legarsi a dei riti collettivi importanti, il trasporto individuale, il prendere il caffè, cioè riti. Il design entra a far parte del quotidiano quando si occupa di riti quotidiani, allora la casa, allora tutto quello che riguarda la relazione tra le persone, cioè non esiste design dove, almeno palese, dove la ritualità è nascosta. Il valore aggiunto del design è un valore aggiunto, è una maturazione culturale lenta, secondo me, quindi non si può parlare di improvvisa apparizione del design. Il progetto è sempre esistito. Il design è una valenza un po' più consapevole della qualità estetica del progetto. Ecco, questo processo che lei in modo molto chiaro ci ha delineato come lento e magari anche contraddittorio, investe inizialmente l'oggettistica individuale, domestica, privata, o quella collettiva, o quella pubblica, perlomeno di uso? Quella più matura e complessa è l'oggettistica pubblica. Ecco, per esempio gli aeroplani, si parla, appunto, perché lì è il campo in cui l'innovazione è stata più fondamentale, anche più improvvisa, se vogliamo. Cioè la comparsa di trasporti veloci, prima che individuale, è stata collettiva, cioè il treno, che ha creato nuovi stili di vita. Cioè, parlare di trasporto vuol dire abbreviare i tempi di percorrenza, quindi cambiare la relazione tra le persone. Sono fatti collettivi. Il design
ha lavorato su questo prima, sui grandi, diciamo, le grandi strutture collettive. Al centro dell'Amarcord per il design degli anni 30 campeggia la Littorina, per esempio. Sì, che è una grande invenzione, anche poi dimenticata, se vogliamo, cioè di non avere più la locomotiva. Cioè di trasformare il vagone in semovente, un vagone che si muove da solo. Cioè non c'è più il cavallo. Invece nella produzione, diciamo, di dimensioni più ridotte, la produzione destinata alla vita quotidiana, ciò che doveva entrare dentro le case e rendere in qualche modo vivibile. Lì c'è un equivoco, secondo me, nella nascita del design domestico. L'equivoco che la produzione industriale non avesse una sua qualità estetica in quanto tale e dovesse quindi travestirsi con le forme dell'arte decorativa, delle arti applicate. E nelle case il prodotto industriale entra inizialmente come riproducibilità di un archetipo d'arte, non so, i bronzi, magari fatti in fusione in grande numero, i vasi, le ceramiche. Conoscono questa prima fase di industrializzazione dove il design c'è come imitazione di una qualità unica, che è quella dell'arte del pezzo unico. Diciamo come involucro estetico fine a se stesso. Sì, come, anche perché il bello è il bello artistico, il bello per la borghesia che comincia a comprare, perché non parliamo delle classi povere che non comprano. Il design si rivolge solo a chi ha. Chi non ha del design proprio. Il bello è il bello classico. Il bello, cioè il bello che cos'è? Il bello artistico, il bello, la riproduzione della Gioconda. Se uno potesse riprodursi qualche cosa, si produce delle cose di grande qualità. Allora l'industria, non so, i caloriferi, che sono prodotti industriali, i termosifoni, che entrano all'inizio del secolo, non producono solamente una qualità formale legata all'uso e alla funzione. Si decorano di bassorilievi floreali, sono, come dire, si incrostano. Sì. Il design nasce quando questa prima attitudine all'arte decorativa, che sostituisce, come dire, la qualità nell'industria, nel prodotto industriale, il design si libera di questa pelle e comincia avere la consapevolezza, il progetto, di essere comunque, di poter avere delle valenze estetiche di qualità per quello che è. Adesso io devo interromperla per immettere due testimonianze, una di Renzo Zorzi e l'altra di Gillo Dorf. Penso che spontaneamente non esce nulla, mai. Tutto quello che è stato prodotto nel mondo ha sempre avuto qualcuno che l'ha pensato. In particolare da quando esiste il sistema industriale, cioè il modo di produrre qualcosa attraverso le macchine, c'è sempre stata la necessità di disegnarlo in modo un po' speciale, sia perché le macchine non riescono a produrre tutto, ci sono delle curve nelle lamiere, ci sono altre cose, dei metalli che devono essere molto ben preparati prima. Solo che nel Novecento, a un certo momento, in parte in America, in parte in tutti i paesi industriali, Germania e Inghilterra, si è data sempre molta attenzione al fatto design dei prodotti, perché questo era un problema di economicità, era un problema di necessità che tutti i prodotti fossero uguali, non ci fossero differenze come quando un prodotto è fatto da un artigiano che praticamente ogni singolo oggetto ha qualche sua particolarità. Non dimentichiamo che anche nel nostro paese, prima della guerra, il disegno industriale era ancora completamente ignoto. Anche alcuni dei famosi prototipi, come la Fonola degli anni appunto 30-40, è qualcosa di assolutamente eccezionale. Persino le prime automobili non vengono considerate ancora come disegno industriale. Molto spesso l'industria stessa non si rende conto che esiste una particolare personalità, quella del designer, che deve diventare il progettista degli oggetti appunto di serie. Qual è, secondo lei, architetto, l'ambiente domestico che ha subito maggiormente l'impatto del design o comunque della produzione di serie?
storicamente? Dell'evoluzione tecnologica, il bagno. Il bagno? Sì, sì, il water closet, proprio il luogo per lavarsi, il luogo di decenza. Cioè che una volta era un non era nemmeno, nel senso che credo che nel Settecento non esistesse il bagno, anche i più ricchi, i re, non ce l'avevano. C'erano delle vasche ornamentali. Usavano, credo, qualsiasi luogo, perché avevano della manodopera molto sollecita. E invece nella cultura industriale ha dotato le case di impiantistica. Il concetto di impianto, che a noi sembra l'idraulico, ci sembra un concetto molto un poco banale, poco poetico, e in realtà ha trasformato veramente le abitudini e i riti domestici rispetto al lavarsi, e ha creato tutta una serie di oggetti, di accessori, di rivestimenti, di qualità materiche, cromatiche, fisiche. Ho capito, grazie mille architetto, io mi allontano per l'intervista impossibile, aspetto, torno qua fra poco. Il design, il designer Aldo. Guardi qua. Bello. Oggi non dobbiamo chiamare un aviatore? E come lo sai? Hai visto il film iniziale, Luciano Serra pilota? Chiaro. Con Amedeo Nazzari. E vola anche, maestro. Quello era un film sulla guerra d'Africa, mi pare. Mentre invece il grande aviatore che evochiamo adesso è della prima guerra mondiale, quella del 15-18. Coraggio. Francesco Baracca, il conte Francesco Baracca. Baracca, capanna. Non fare lo spiritoso. Francesco Baracca. Eccomi. Eccolo. Eccomi. Caro Baracca. Sì? In Italia eravate considerati dei pazzi temerari voi aviatori, e invece 34 vittorie aeree, medaglia d'oro al valor militare. Cosa si prova a essere il più grande eroe della prima guerra mondiale? Ho solo regalato il mio entusiasmo alla causa della patria. Vede, in Italia eravamo molto indietro nell'aviazione rispetto alla Francia. Poi, su richiesta del Ministero della Guerra, sorsero molte società di costruzioni aeronautiche. Io stesso feci i miei primi voli a Reims, dove il cielo era solcato anche da borghesi. E lei al primo volo gridò: più in alto, più in alto! Sì, più in alto, più in alto! E beh, deve capire, sa, è l'esaltazione del momento. Ma poi, poi divenni più assennato. Andare in aereo non è certo come andare a cavallo, dove cadendo al massimo ci si ammacca. Il mio motto era: a cavallo ci si ammacca, con l'aereo ci si spacca. Allora, signor Baracca, dal cavallo all'automobile, Baracca, e poi all'aereo, ai motoscafi, la macchina aveva cambiato la vita. Eh beh, certo, sì, le conquiste della tecnica, il mito della velocità, le traversate dell'oceano erano punte di una euforia macchinistica che io ho avuto la fortuna di vivere da protagonista. Non si dimentichi che anche io ho cominciato nella cavalleria. Ancora? Ma cosa c'entra sta cavalleria? Lei però non mi sembra tanto assennato come dice. Combattere duelli aerei per 3 anni di seguito. No, ma è proprio per questo. Occorre vedere una grande padronanza dell'apparecchio, bisogna conoscerlo a fondo, come un amante. Io avrei potuto smontarlo e rimontarlo. Ma avrebbe voluto che qualcuno desse una forma più bella al suo aeroplano, che fosse più comodo, più ergonomico. Baracca. Più in alto. Baracca. Volevo domandargli qualche altra cosa. Va bene, adesso vi presento invece la testimonianza di Alessandro Lombardo, direttore dell'archivio storico dell'Ansaldo di Genova, che ci farà un sintetico discorso sulla storia dell'Ansaldo dal primo del Novecento a oggi. Thank you.
la storia dell'Ansaldo è una storia particolarmente complessa. Basti pensare che viene fondata nel 1853 a San Pier d'Arena, oggi una parte di Genova, cioè prima dell'Unità d'Italia. Nasce infatti per modernizzare il Regno di Sardegna, per dare locomotive e ferrovie ai disegni di Cavour, e infatti vengono interamente progettate e costruite proprio lì a San Pier d'Arena le prime due locomotive italiane, che sono la San Pier d'Arena appunto e l'Alessandria. Siamo nel 1854, ma da lì poi passa alla propulsione navale, alle stesse navi che fino al 1965 vengono prodotte. Abbiamo documenti del 1908 dove un ingegnere Luzzatti da Parigi scrive di una nuova cosa che si chiama aeroplano. L'ingegnere Luzzatti chiede all'Ansaldo di poter seguire questa nuova cosa, questo nuovo modo di volare più pesante dell'aria, diverso dal dirigibile, e 10 anni dopo l'Ansaldo nell'arco del 1917 riesce a costruire 3.800 aeroplani per la Prima Guerra Mondiale. L'Ansaldo produce quasi da subito armi, già nella guerra di Libia del 12 l'Ansaldo fornisce materiali d'artiglieria e proiettili. Con la Prima Guerra Mondiale diventa decisiva un apporto di Ansaldo, produce le artiglierie, produce le varie armi di ogni tipo, le produzioni elettromeccaniche. Dopo la Prima Guerra cerca di riconvertire la capacità motoristica, ad esempio la vogliono sfruttare per le automobili, fanno delle automobili che sono potentissime e bellissime, ce ne sono oggetto di una speculazione di collezionisti favolosa in giro per il mondo, l'autovettura Ansaldo, ecco, veri e propri salotti ambulanti, e prova a convertire a uso civile, a proporre un uso civile dell'aeroplano per il trasporto di passeggeri, per il trasporto della posta. Prova quindi a dare uno sbocco, puoi dire, produttivo di mercato a quelle stesse maestranze, a quelle stesse capacità progettuali e costruttive che erano servite per l'industria bellica. Cominciamo il nostro rituale pellegrinaggio in mezzo agli oggetti. Quella è una bicicletta antichissima, presumo. Sì, non molto diversa da quelle di oggi, aggiungo. È comunque un oggetto perfetto. Un oggetto perfetto, quindi dietro questo oggetto, secondo lei, c'è un grande designer. Non può essere nato... C'è un grande progettista. C'è una persona che si è posta un problema, come trasformare lo sforzo meccanico prodotto dall'uomo, da due gambe che spingono, nella maniera più economica, in un movimento rotatorio su strada. Allora, tutti gli esperimenti successivi di economizzare energie portano sempre a questa configurazione. Infatti le bici di oggi sono... Quindi tutto ha inventato questo autore ignoto, al quale andrebbe fatto un monumento come al Milite, forse. Senz'altro. Ecco qui un'altra, questa è una bicicletta... Pieghevole. Pieghevole, quella gloriosa dei bersaglieri. Sì. In realtà è una bicicletta normale, solo che l'hanno tagliata a metà. Questa è una brandina da campo. Ecco, questo è un altro oggetto perfetto. Si può parlare di oggetti perfetti quando c'è l'invarianza. Il fatto che questo oggetto, da quando è nato a tutt'oggi, a oggi, ancora viene prodotto così. Cioè, non è stato possibile cambiarlo. Parlo della brandina, eh? Oh. Cioè, se il tema è oggetto pieghevole che diventa piano orizzontale con tela... Beh, però è comodo. Stabile. Tu hai fatto il militare? No, non voleva mia madre. Capito. Comunque alzati adesso, abbiamo capito. Qui c'è un bauletto, una cucina da campo, parrebbe. Sì, questo è l'antenato della cesta da picnic. No, è una cucina per tre ufficiali. C'è scritto proprio sul baule. Che... Per tre ufficiali? Sì, tre, perché tutto è per tre. Ci sono tre coltelli, tre forchette, tre posate, tre piatti. C'è un mestolo. C'è pure uno, quello servirebbe a... E come nel tavolo picnic che oggi vendono nei supermercati, nei grandi magazzini,
la valigia nel contenitore diventa il tavolo con quattro però bastoni. Gli ufficiali si cucinavano pure. No, secondo me gli attendenti cucinavano, loro magnavano. Gli ufficiali una volta erano dei signori. Andiamo avanti. Questa, a voler credere a quel cartello, era la bicicletta di Fausto Coppi. Ma probabilmente lo è. Io suppongo che sia quella appesa nella chiesa della Madonna del Ghisallo, perché io che sono stato, dove è una chiesa tutta decorata con biciclette appese ai muri, e quella 60, che è quella di Coppi, il Giro d'Italia del 53, il campionato del mondo del 53, è là. Quindi se è qui l'hanno portata via dalla Madonna del Ghisallo per metterla. Cioè, ma appese come degli ex voto? Esattamente. Beh, questo è, diciamo, un proverbio. Ecco, se vogliamo parlare di invarianza. Solidificato. Questo è un altro esempio di. L'invarianza. Certo. Cioè, questo oggetto è perfetto dal punto di vista tecnologico, produttivo, estetico e ormai anche rituale, perché. Queste sono dei clone di questa, eh? Questa non è l'originale, questa è la moca Bialetti originale, questa secondo me, adesso, guardate, è una coppia, perché gli smussi sono arcuati e non piatti, il manico ha delle differenze. Ma per sono cui... ancora attuali queste? Certo, l'ho detto, l'invarianza, motociclette, queste sono le Guzzi. Qui si può dire, se, parlando proprio di progetto industriale, che la moto è ancora concepita come un insieme di parti separate e leggibili come tali, cioè non c'è carrozzeria e quello che c'è è assolutamente solo quello che serve. Posso? E forse l'oggetto più simbolico di questo tipo di moto è il tagliamortadella, quello chiamato dai guzzisti, dai collezionisti, che è quel volano cromato che sembra la vecchia affettatrice. Quella parte Salumi, bassa. Sì, che è il volano, perché è un motore monocilindrico e quindi richiede un volano molto forte per passare da un ciclo a un altro. E questa è più o meno questa la stessa? È più vecchia, questa è più vecchia, infatti si vede che il serbatoio non è ancora stato trattato in senso aerodinamico, è semplicemente un contenitore triangolare a spigoli vivi, però il motore è lo stesso, l'architettura del motore è identica. Ma l'acceleratore dov'è? Per dare gas. L'acceleratore in questa non è ancora manetta, credo che sia la. Aleva. Infatti che si chiama Aleva, dare gas. Anche qui le componenti sono messe insieme senza che obbediscano. Un po' come la prima aeronautica, cioè sono messe insieme perché funzionino. Non c'è ancora un concetto, come dire, di raccordo tra le parti. Non c'è la necessità aerodinamica del raccordo, perché queste moto facevano 70-80 km l'ora, è già. Con le strade dell'epoca credo fosse già uno sforzo, però, una scomodità notevole. Non ha molleggio, almeno di dietro ha un molleggio, no, dietro ce l'ha e davanti forse non ce l'ha davanti, no, ha una forma di i primi molleggi anteriori di Forcella, cioè che sono nemmeno, non in basso ma in alto, cioè è molleggiata la parte alta del manubrio ma non la ruota. Comunque questo assemblaggio che risponde esclusivamente a criteri pratici, tecnicistici, cioè, ha una sua bellezza. Sì, la bellezza della necessità, cioè serve un faro, si attacca un faro da carrozza in cima. Quindi in un certo senso. Serve una leva, si attacca una leva. E cioè, più è intorno a una struttura elementare tipo bicicletta, perché è sempre un parallelogrammo, si attaccano intorno al motore, che è poi il cuore della motocicletta, e la sella è una sella quasi da cavallo. Adesso introduciamo un'altra testimonianza ed è quella della dottoressa Donatella Palma. L'ufficio è stato istituito nel 1884 con un regio decreto e inserito nell'allora Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. La prima legge che ha disciplinato sia le competenze che la struttura dell'ufficio risale al 1923 e una prima, diciamo, riedizione di questa legge, che riuniva in un testo unico norme relative a tutte le tipologie, quindi invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamentali e marchi, è del 1934.
questa era una legge, diciamo, avveniristica, e da lì è nata la legge base che noi tuttora applichiamo, che è una legge, un regio decreto del 40 in materia di modelli di utilità e ornamentali, cioè il cosiddetto design, che diciamo non ha subito grosse innovazioni da allora, se non nel 79 con l'armonizzazione della norma di tutela brevettuale con gli altri paesi europei, cioè è stata proprio una riedizione della tutela brevettuale in armonia con le norme internazionali. I criteri di base per ottenere un brevetto sono la novità, l'attività inventiva, l'applicazione industriale e la liceità, quindi deve essere un oggetto nuovo, quindi dotato di un minimo di caratteristiche di originalità. L'attività inventiva, che nel caso del design naturalmente è costituito dallo speciale ornamento che si attribuisce all'oggetto, uno speciale ornamento che può essere dato con una combinazione di linee, di colori, di forme, e varia la possibilità. E l'applicazione industriale, cioè deve essere applicabile appunto all'industria sia come realizzazione che come utilizzo, e la liceità, cioè non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume. Per quanto riguarda il design, devo dire che non è molto sviluppata la cultura brevettuale, e questo è un qualcosa a cui noi stiamo cercando già da un po' di porre riparo. Stiamo facendo una campagna informativa un po' in giro per tutta Italia e cerchiamo di stimolare appunto e di informare soprattutto le aziende, ma anche i piccoli imprenditori, anche i singoli, sull'importanza che ha il brevetto. Senta, architetto, trovo alle mie spalle questi affari, che assolutamente questi non libri. So che sono, ma se ce li hanno messi vuol dire che io devo chiederle qualcosa. Dunque, io... Parrebbero mattonelle. No, questi sono dei pezzi di un pannello, di uno stratificato di alte prestazioni meccaniche, ignifugo, totalmente ignifugo. Ma per farci che? Viene usato oggi principalmente, è stato prodotto dalla B&B, viene usato principalmente negli arredi navali. Circa 6 anni fa venne da me un ingegnere e aveva una specie di pacchetto di sigarette avvolto nel cellophane, e c'era dentro un pannello, una piccola parte di un pannello che io ritenni molto interessante, perché secondo lui era completamente incombustibile, era del giro come peso, circa 9 kg, e aveva un buon isolamento acustico. Io pensai subito che questo materiale poteva essere il futuro delle pareti per navi da crociera. Questo pannello è servito per fare queste navi che vedete, e ha un vantaggio notevole sugli altri che erano in lamiera. Abbiamo messo a punto tutte le gabine delle navi e oggi il 50% delle navi che si costruiscono sono fatte con questo pannello. La prima fase della produzione del pannello inizia con l'accoppiamento di alcuni materiali, una carta speciale, un tessuto di vetro che, accoppiati attraverso l'impiego di una resina, che è il cuore del brevetto di questo prodotto, danno luogo, dopo un certo periodo di pressione ad alta temperatura, alla creazione di una lamina. La lamina di cui abbiamo visto in precedenza il processo produttivo viene accoppiata a dell'alveolare di alluminio, viene poi ricoperta con un'altra lamina e, entrando in una pressa ancora con calore e con pressione, dà luogo alla formazione del sandwich, che è l'elemento fondamentale e costitutivo della parete. Una volta fabbricato il pannello grezzo, in questa fase viene sottoposto al processo di verniciatura. È il processo al quale noi conferiamo al pannello il decoro definitivo in termini di colore, in termini di immagine, in termini di emozione che il prodotto può dare a chi vivrà poi la cabina. Finita la fase di verniciatura,
il pannello viene traslato su una linea di finitura che consiste nell'applicare al pannello già finito e verniciato dei frame metallici che vengono chiamati imbonaggi, che servono a dare resistenza meccanica e a dare tutti quegli elementi che consentono la fabbricazione vera e propria della parete. In fondo alla linea viene identificato con un proprio codice che ne individua la esatta posizione a bordo della nave. Se volete approfondire gli argomenti di questa lezione che abbiamo intitolata Industria senza design, ecco gli architetti autori Anna Del Gatto e Stefano Casciani con i loro consigli per letture e navigazioni internet. Ciao. Buonasera. Ugo. Sì, ciao Ugo, oh. Una piccola solita considerazione. Oggi la puntata era dedicata agli oggetti così anonimi senza il design, speriamo che sia servita a sollecitare nel nostro pubblico un po' più di attenzione, amorevole attenzione verso l'infinita quantità di oggetti, no, con cui condividiamo il nostro quotidiano. Comunque sentiamo da Stefano un po' di libri. Ecco, per chi non ha molta attenzione invece vuole studiarsi bene questa tematica un po' difficile che abbiamo trattato oggi, c'è sempre l'opera fondamentale di Vittorio Gregotti, Disegno del prodotto industriale in Italia. Nella grande tradizione dei saggi dell'avanguardia verso un'architettura di Le Corbusier, che in un capitolo che ha proprio il titolo Occhi che non vedono, gli automobili, perché lui mette insieme aeroplani e automobili sotto questo stesso titolo, un capitolo dedicato alla riscoperta della bellezza della tecnologia, sempre di Le Corbusier. Una ristampa recente di questo volume che tratta esattamente lo stesso tema, con delle immagini molto belle, tra cui molte immagini di aeroplani italiani. Il libro si chiama Aircraft di Le Corbusier, editrice Abitare Segesta. Invece, sempre sugli oggetti anonimi, una riedizione del catalogo della mostra tenutasi al MoMA a New York nel 1934, Machine Art, in cui si trovano tutti oggetti così anonimi, però di grande bellezza e qualità estetica. Riguardo invece a quell'idea di permanenza di cui parlava l'architetto Franco Raggi, gli oggetti più permanenti nella storia del design, analizzati da Bruno Munari in un libretto molto divertente. Il libro si chiama Good Design e l'editore è Shai Willer. Internet. Per chi si fosse appassionato alla storia, alle vicende di Francesco Baracca e in generale degli assi dell'aviazione della Prima Guerra Mondiale, un sito americano, si chiama The Aerodrome, e trovate tutte le caratteristiche dei veicoli che hanno usato questi grandi piloti, compresi i famosi aerei da caccia di Francesco Baracca. Grazie Anna Del Gatto, grazie Stefano Casciani, grazie a voi che avete seguito questa nostra lezione. E grazie in particolare all'architetto Franco Raggi che con competenza e spirito ci ha aiutato a navigare in mezzo al pelago degli oggetti anonimi. E adesso questa torcia, perché l'effetto con cui si conclude ogni lezione è molto bello, così questo oscuramento progressivo, ma si rischia di rompersi l'osso del collo. Oh. Attento te, eh? Maestro, guardi, che l'ho già pulita, adesso vado a fare un giro. Questa è assicurata per 2,5 miliardi. Ma faccio un giro sulla pedana. Non basta la tua vita né quella di tuo figlio per pagare.